Vamorgulis ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati nella storia della casata Targaryen e nella storia delle crudeltà di Maegor il Crudele, che dopo questo video penso che si meriterà ancora di più tale aggettivo, visto che stanno per succedere cose simpaticissime. Io non sono d'accordo, finora non ha fatto nulla di male. Molti nei commenti non sono d'accordo, effettivamente il miglior re Targaryen mai esistito, Maegor. Ora, oggi ritorniamo alla situazione familiare complessa, visto che Aegon, il legittimo erede al trono, ha reclamato il suo drago, l'Esto Argento, e sta effettivamente cercando di porre fine al regno di terrore dello zio Maegor. E come visto nello scorso video, Aegon inizia a radunare le sue truppe presso Pink Maiden, il castello di casa Piper. Solo che la sua alleanza con questa casata non dipende tanto dalla volontà del Lord John Piper, quanto da quella di sua sorella, Melanie, che è stata compagna d'infanzia di Rhaena e una delle sue tante favorite, come le chiama Martin. Ed infatti sarà proprio Melanie Piper a guidare gli uomini di questa casata con tanto di lancia in mano verso la guerra, verso la battaglia. Però in realtà molti hanno risposto al richiamo, alla chiamata dei vessilli del vero re, quello che dovrebbe essere il legittimo erede, il pretendente alla corona, soprattutto lord e cavalieri delle terre dei fiumi, delle terre dell'ovest. Però non manca anche qualche altro nome importante, per esempio alla Valle degli Arryn arriva Lord Carl Corbray. E poi anche Castelgranito ha comunque mandato 500 soldati, capitanati però non da un Lannister, ma da Ser Tyler Hill, quindi un bastardo del Lord Lannister, in modo tale da poter dare sostegno a Lord Aegon, ma rimanere almeno di facciata fedeli a Maegor, perché i Lannister sono dei figli di Lannister. Non che tutte le altre grandi casate in realtà si siano comportate in maniera più corretta, perché nessuna delle grandi casate si schiera apertamente per Aegon rischiando l'ira di Maegor. Però da quanto effettivamente ci viene riferito da Tiana della Torre, in realtà i soliti Stark, Baratheon e Arryn, perché sono sempre loro. Le grandi casate. Sempre. È solo una combinazione che sono le stesse casate che hanno fatto la ribellione di Robert nella saga. No. Quelli che comandano sempre quelli, sempre loro. Martin non inventa più nulla dal 1995, ma vabbè, lasciamo perdere. In realtà stavano lavorando in modo da stringere rapporti con l'ex regina Alyssa, quindi mantenere questo rapporto e sulle richieste di questa aiutare effettivamente a spodestare Maegor. Però non si volevano esporre prima del tempo. Per mettere i loro eserciti in campo devono essere sicuri che Aegon potesse effettivamente vincere, avesse almeno una chance di vittoria contro suo zio. Stavano aspettando sostanzialmente qualche vittoria. Nel caso in cui Aegon avesse iniziato a vincere qualche battaglia, magari anche le grandi casate si sarebbero schierate per lui. Solo che Maegor, grazie a Tyanna, scopre di questi piani e decide di non aspettare nulla, di non lasciare tempo a suo nipote di fare alcunché, e parte per la battaglia. Taglia, il massacro, la distruzione più totale. Fatto sta che partono tanti piccoli eserciti da un po' tutte quante le terre ancora fedeli alla corona, marciano verso le terre dei fiumi e anche da Approdo del Re parte un contingente di 5.000 soldati capitanati da Ser Davos Darklyn della Guardia Reale. L'esercito del principe Aegon non è così tanto grande, ma in realtà, pur potendo essere circondato e quindi essere sopraffatto da questi eserciti, il suo esercito potrebbe superare i singoli piccoli contingenti che gli stanno arrivando contro. E quindi Lord Corbray consiglia a Aegon, il pretendente, di fare così, affrontare non tutto l'esercito al completo, ma marciare verso ogni singolo piccolo contingente, così da sconfiggerlo e avere un certo vantaggio. Ma Aegon decide di non interrompere la sua marcia, andare dritto per dritto verso il trono di spade, fin quando però non viene fermato proprio da Ser Davos a sud dell'Occhio degli Dei. Qui il cavaliere della Guardia Reale riesce a mettere su una falange con cui tentare di bloccare Aegon, che però cerca di continuare la sua marcia seguendo la strada e quindi va.
Dritto per dritto. E va dritto per dritto, e ovviamente in quanto Targaryen ha un'arma segreta, ha il drago all'Est Argento, quindi decide di utilizzare il suo drago per aprirsi un varco e diventare il boss della zona da sconfiggere. Peccato che quando si alza in volo con l'Est Argento si scatta la musica del boss Dark Souls, però il boss non è l'Est Argento, è Balerion, perché Aegor è tornato e sta lì che si vuole mangiare il nipote, quasi letteralmente. Questa è la prima volta dai tempi dell'antica Valiria in cui due draghi finalmente combattono. Questa è la prima vera danza fra due draghi dei tempi della Libera Fortezza. Però è la danza più breve della storia, immagino, perché Balerion, parlando sempre di boss, ha la barra della vita gigantesca. E ha questa abilità magica di one-shotarti. È quattro volte più grande di Lesto Argento, ha molta più esperienza, è molto più feroce ed è abituato al combattimento. Lesto Argento no, che prova a lanciare una fiammata molto pallida. Tanto verso... è bellissima perché è fuoco bianco, certo, Lesto Argento è bianco e dorato. Balerion è nero e con le sue fiamme gigantesche sostanzialmente inghiotte le fiamme di Lesto Argento, e penso anche Lesto Argento il suo cavaliere. Che ormai pronto e ben cotto, però neanche troppo a sangue, è pronto quindi per essere mangiato, che si sa che i draghi non mangiano mai il cibo crudo, la carne cruda, la certo, cuociono prima, certo. Quindi Balerion prima fa questa fiammata, poi piomba dall'alto sull'Est Argento, gli dà un mozzico, gli stacca un'ala, gli rompe il collo, addio drago, addio cavaliere, principe e cavalcatura cadono, e l'esercito, tanto che era pure infestito dal ennesimo drago che cade, bomba atomica draconica, è tutto finito così. Bello flashback da House of the Dragon. Sì. Quindi, che danza è stata? Una macarina. Un cia cia cia. Un cia cia cia. Non lo so. È la safety dance. Safety per Valerio. Vedendo effettivamente il loro leader cadere dal cielo, tutti gli uomini di Aegon iniziano un attimino a tentare la fuga, gettano le armi, però tentano la fuga, non ci riescono tutti, almeno 2000 di quei ribelli dal punto di vista di Aegon vengono uccisi, e tra di loro ci sono anche nomi importanti, tra cui proprio Melanie Piper e i suoi fratelli, oltre che in generale altri lord e cavalieri che appartengono a casate importanti. Tra i lealisti invece di Maegor persero una vita solo un centinaio di uomini, però ce ne sono alcuni particolarmente importanti, come per esempio Ser Davos Darkling della Guardia Reale, che fu ucciso da Lord Corbray, che vi ricordiamo essere una delle famiglie depositarie di una spada in acciaio di Valiria molto celebre, abbastanza famosa. E anche se Lord Corbray e altri ribelli riuscirono a fuggire prima che Balerion calasse su di loro, non fuggirono tuttavia alla punizione successiva del re, perché praticamente seguirono 6 mesi di processi, esecuzioni capitali, e diciamo che ci mise un po' una pezza alla regina madre Visenya, perché come al solito tra l'altro con Maegor, perché evitò che molti lord venissero semplicemente uccisi. Così come proprio Lord Corbray, che fino alla fine riuscì a salvarsi, semplicemente Maegor in alcuni casi chiese dei figli in ostaggio, oppure si limitò ad espropriare delle terre e non espropriare delle teste. Ecco, che è comunque già tutto di guadagnato, ma in tutto questo manca una persona, Rhaena, la moglie di Aegon. Che fine ha fatto? Lei non si è unita alla battaglia, non stava col marito in marcia, non sappiamo se per ordine di Aegon o di sua iniziativa, sappiamo che però aveva un drago, Sogno di Fuoco, e non sappiamo come, in realtà lo sappiamo perché non mettiamoci proprio a fare i piani, però c'era un secondo drago, non possiamo sapere come sarebbe andata la battaglia con due draghi contro uno. Diciamo che da un lato Rhaena era molto più esperta rispetto a suo marito nel cavalcare un drago, perché l'Est Argento era stato da poco reclamato da Aegon, quindi due draghi sono sicuramente meglio di uno. Dall'altro lato c'è da dire che comunque Rhaena non era una guerriera, sì, ha volato molto ma non ha mai combattuto, e poi a quel tempo il suo drago era il più piccolo dei tre, quindi sarebbe stato un po' un moscerino rispetto a Balerion, magari non avrebbe influito più di tanto la sua presenza. Quindi lasciamo perdere le speculazioni, anche perché sappiamo che noi Dreamfire, vista House of the Dragon, ce lo immaginiamo come un bel drago pasciuto, ma qui è nato da pochi anni in realtà, quindi va bene.
Lasciamo le speculazioni, la notizia arriva a Pink Maiden e Rena non pianse per Aegon o per Melanie addirittura, e non perché non li amasse, non fosse dispiaciuta, ma perché doveva pensare ai figli, ai gemellini. La principessa era convintissima che Maegor presto sarebbe arrivato lì per finire l'opera e uccidere tutti, quindi deve affrettarsi. Deve scappare, prende le gemelle, le gemelline, le porta in volo. Quindi comunque il drago era abbastanza grande per reggere una mamma con le bambine. Beh, vabbè, comunque aveva una ventina d'anni. Come fa a cavalcare? Se ne mette tipo una avanti e una dietro, non lo so, se le lega con le briglie. Martin, spiegaci come faceva Rena con le bambine. E lei vola prima a Lannisport, però poi lascia anche le terre dei Lannister per attraversare di poco il mare ed arrivare a Isola Bella, casa dei Farman, dove viene accolta dal nuovo Lord Mark, nuovo perché il precedente Lord faceva parte degli uomini fedeli morti in battaglia all'occhio degli dei. Quindi i Farman restano fedeli comunque a Rena perché la accolgono e lei diviene ospite del loro castello. Magari la popolazione era un po' meno fedele. Purtroppo il popolino aveva paura effettivamente della ripercussione di avere una ribelle a casa e ogni giorno scrutavano il cielo e l'orizzonte con il terrore che arrivasse il terrore nero. Però Maegor in realtà non fece nulla e per i successivi mesi preferì rimanere alla Fortezza Rossa per ultimare i lavori del suo castello e per cercare a tutti i costi di avere un erede. Ma di questo parleremo nei prossimi video del canale, che dovreste vedere a meno che YouTube non ci chiude il canale, ci censura tutto, perché sono poi i momenti più horror del regno di Maegor, quindi chissà, cercheremo di usare un po' termini. Quanto rideremo in quei video? Tanto. Rideremo tanto perché dobbiamo compensare l'orrore e lo schifo di cui racconteremo. Maegor, il re più buono e simpatico e generoso della storia di casa Targaryen. Iscrivetevi per non perdervi i suoi momenti di gioia e felicità. Mi raccomando, accendete la campanella di avvisi per rimanere sempre aggiornata, anche se ultimamente ci sono consigli su YouTube in cui ci dicono di non far notificare agli utenti i video che pubblichiamo perché YouTube sta funzionando in maniera strana. Però voi accendetela sta campanella che non si sa mai. I video li facciamo sempre il martedì e il mercoledì, andate nella sezione iscritti. Il mercoledì e il venerdì. Il mercoledì e il venerdì e la live il lunedì sono sempre quelle le giornate, ragazzi. Andate nella sezione iscritti e ci trovate lì a dire cagate su Maegor che uccide tutti e tutte. Sì. Sponsor di Patreon, oggi Patreon, per avere anche le notifiche su Telegram e quindi essere proprio sicuri di non perdervi i video. Pumping per comprarvi le magliette del lupo bianco. Sì, oggi sì, Geralt, oggi il lupo bianco. Jon Snow, Eric di Meliponè. Quindi quello va, che volete, andate. Ci sono tutti. Valardo Eris, anzi dillo tu. Lo devo dire io perché l'ultimo video l'hai aperto e chiuso tu, quindi adesso l'universo sta per finire. Valardo Eris, così compensiamo. L'universo finisce a metà. Sì, più o meno. Cioè ci sarà tipo mezzo mondo che verrà distrutto. Tipo Thanos. Sì. Vabbè, bello. Metà è buono. Noi siamo ineluttabili.